Io sono il team manager della prima squadra, sono il cosiddetto connettore tra società e gruppo squadra. Concretamente sono il responsabile della logistica, della parte organizzativa, coordino i programmi di lavoro indicati dal Mister per quanto riguarda il gruppo dei ragazzi e ovviamente tutte le attività inerenti al club nelle quali sono coinvolti i calciatori della prima squadra. Un ritiro che sia di 15 o di 40 giorni si inizia ad organizzare quasi un anno prima, intorno ai 7-8 mesi prima. Abbiamo avuto l'occasione, siamo stati contattati dall'APT della Val Pecimbra. Nel momento in cui ho chiesto al direttore Corvino se potevo verificare la fattibilità di questa proposta qui a Folgaria, lui mi ha dato immediatamente l'ok a verificare e attraverso una serie di sopralluoghi, sia svolti singolarmente che con gli ultimi, con parte dello staff tecnico, abbiamo fatto sì che tutto fosse perfetto secondo le richieste dell'allenatore. Devo dire che non è stato particolarmente complesso sia per la qualità delle strutture individuate, campo e hotel, e ovviamente perché la società, come sempre, devo dire, non ha lesinato risorse da dedicare all'organizzazione del ritiro. Per cui abbiamo avuto la possibilità di portare tutti i nostri macchinari in uso al nostro staff sanitario, con un mezzo dedicato. Macchinari che avevamo acquistato lo scorso anno, il direttore ci teneva molto che tutta la parte sanitaria venisse trasferita qua, con altri due mezzi abbiamo portato tutti i materiali che il nostro kit manager di cui doveva disporre per far sì che si potesse svolgere tutta l'attività con qualsiasi clima e temperatura. Siamo stati come a casa con la grande fortuna di aver lavorato con un clima mite, giusto, a dire la verità quasi 20 gradi in meno rispetto a quello che in questi giorni c'è nel Salento. La parte organizzativa è fondamentale, altrimenti non metteremmo nelle migliori condizioni i ragazzi di potersi allenare. Abbiamo fatto sì che non mancasse un grande spiegamento di mezzi e di conseguenza un grande spiegamento di uomini, perché siamo partiti qui con tutto lo staff, col gruppo di lavoro al completo della cosiddetta squadra invisibile. Ho avuto modo di avere conferma della grande qualità di questo gruppo di lavoro che c'è alle spalle, che molto spesso, come mi piace dire, resta invisibile. Nel frattempo sono riuscito ad organizzare le gare amichevoli che il mister aveva chiesto, con certo anche grado di difficoltà man mano che si arrivasse verso la fine del ritiro, chiudendola anche con una pari categoria a Vicenza. Tutto è stato fatto a regola d'arte, oserei dire. La ciliegina è stata che insieme ai nostri mezzi qui è stato presente e in uso il nostro nuovo pullman sociale, che devo dire ha riscosso anche molto successo non solo tra i tifosi che sono venuti a trovare, ma anche tra le persone qui del luogo che hanno avuto questo grande bus colorato parcheggiato qui nei pressi dell'hotel per 15 giorni. I feedback positivi li ho riscontrati anche dalla proprietà. Abbiamo avuto ospite qui il presidente Sticchi, è stato a lungo il direttore Pantaleo Corvino, c'è stato il dottor Adamo, il dottor Liguori, Mercadante per la parte finale del ritiro, è stato ospite qui a Folgaria, quindi devo dire nessuno di loro ha obiettato nulla, anzi, per cui mi fa piacere che anche la società abbia potuto prendere contezza, insomma, di quanto de delle condizioni, delle migliori condizioni in cui abbiamo messo il gruppo squadra per poter lavorare. No, la macchina organizzativa non si è mai fermata, sono già in fase organizzativa delle prossime trasferte, il rientro alla CAIA che ci accoglie come sempre alla grande, a braccia aperte, è stato ampiamente pianificato. Lavoreremo lì e forse qualche volta allo stadio. Nel frattempo c'è da organizzare la Coppa Italia, le trasferte di campionato, insomma, ce n'è di roba da fare. Però devo dire che se questo è il gruppo di lavoro, tutto riesce decisamente in maniera più agevole. Sono Giovanni Fasano, responsabile della produzione dell'abbigliamento M908 di nostra produzione. Sono il responsabile del magazzino dell'abbigliamento della squadra. Il ritiro viene strutturato in tre fasi.
e l'abbigliamento da passeggio per tutti i calciatori e tecnici e staff, l'allenamento per i calciatori e tecnici e staff e le gare amichevoli che verranno affrontate durante il ritiro. Il materiale da portare viene trasportato 3-4 giorni prima che arrivi la squadra. Viene portato tutto l'abbigliamento, sia invernale che estivo, diviso nelle fasi di allenamento e nelle fasi della gara. Ci portiamo 4 cambi divisi per 50 persone, quindi nella preparazione noi facciamo circa 200 cambi, più 2 cambi per le partite amichevoli, sia con il giallo-rosso, che è il colore ufficiale nostro, che con la seconda maglia, magari in base alla squadra avversaria. I miei 2 collaboratori sul campo che fanno da supporto alla sessione di allenamento da gara allo staff tecnico sono Daniele Della Giorgia e Quarta Pasquale. Poi con noi anche collaborano durante la fase del ritiro Antonio Giannuzzi e Paolo Micelli.